il secondo punto è la variazione al bilancio di previsione anno 2017, articolo variazione di bilancio di previsione anno 2017, articolo 185 del decreto legislativo numero 267 del 2000, la parola al delegato Russo. Tutto sommato una variazione che non comporta nessuna e ci fosse domanda da parte del comune in quanto si tratta di un'operazione neutrale. L'operazione neutrale si inizia quasi in termini rivalistici di assestamento, di aggiustamento del comune, sia per quanto riguarda delle variazioni di entrata, sia per quanto riguarda le variazioni di uscita. E per quanto riguarda si realizza il rispetto riassuntivo per quanto riguarda questa variazione di bilancio, che è aumentata come tempo prima la situazione economica e abbiamo una totale variazione di spesa per un importo di 189.835,50 e con una diminuzione, una totale di variazione di diminuzione di spesa per 55.605 euro. Parte un posto di 3,54 milioni di pareggio, con una delle variazioni di momento di entrata, cioè 34,52,66, con la variazione di diminuzione delle entrate di euro 122, e quindi si compensa, si sforna, diciamo, qua, quindi aggiustamento, diciamo, contabile sul punto di vista contabile, amministrativo. E quindi non importa nessuna differenza, in quanto il risultato del differenziale delle spese e del differenziale delle entrate è zero. Quindi diciamo, l'operazione di neutrale è soltanto di aggiustamento dei conti, quindi mantenere il bilancio in una posizione più corretta, secondo le leggi di bilancio che sono prescritte.